Buonasera amici di Eleven Sport, benvenuti all'appuntamento della sesta giornata della Serie A Gold. In campo questa sera nella palestra Zizi, tornata a porte aperte, nuovamente quindi col pubblico biancazzurro sugli spalti, il Secchia Rubiera e la Sidea Group Junior Fasano. Si sta schierando in campo proprio la squadra ospite in questo momento, il Secchia Rubiera, che scende in campo con il Tristi portieri costituito da Mattia Rivi col numero 1, numero 22 Simone Salati, numero 31 Maxim Voljuvac, seguono numero 2 Davide Bartoli, numero 4 Luca Bortolotti, numero 5 Robertino Pagano, numero 6 Piero De Benedetto, numero 7 Andrea Santilli, numero 12 Matteo Cavina, 13 Roberto Bartoli, 17 Pasco Ila, 40 Luca Oleari, 91 Giacomo Boni, 99 Luis Alan Pereira, 66 capitano Simone Patroncini. Questi dunque i 15 agli ordini del signor Luca Galluccio. La Junior invece risponde con altri 15 atleti in porta. Il Tris costituito dal numero 1 Simone Sibiglio, numero 12 Alessandro Leban, numero 22 Daniele Vinci. Poi seguono 5 Gianluca Grassi, 7 Filippo Angiolini, 10 Carlo Sperti, 11 Davide Pugliese, 13 Davide Notarangelo, 15 Leonardo Boggia, 19 Pablo Cantore, 28 Gennaro Lapadula, 44 Eric Osling, 69 Raffaello Corcione, 95 Albin Yerstam, numero 23 capitano di serata Jelko Bearevic, in quanto assente il capitano storico Flavio Messina, squalificato per un turno. Allenatore Vito Fovio, il suo esordio ufficiale tra le mura amica. Arbitri i signori Francesco Simone e Volodymyr Filonenko, con il commissario Leandro Pietraforte. Quindi questi gli uomini in campo, partita quindi della sesta giornata di campionato molto attesa per entrambe le compagini. Il Rubiera che giunge dopo l'impegno infrasettimanale disputato in casa contro il Sassari, recupero della terza giornata, vittoria che è sfumata alla formazione sarda in extremis grazie alla prestigiosa e bellissima rimonta della compagine emiliana, che invece nell'ultimo turno aveva quello completo, aveva vinto contro il Fondi, una gara vinta più nettamente per 29-21. La Junior invece che nell'ultima uscita a Pressano, cioè alla Vis contro il Pressano, ha vinto 28-27 di misura dopo aver condotto largamente per tutto il match. Nel finale aveva quasi ripreso la gara in mano proprio la compagine trentina. Comincerà il Rubiera col possesso pallo a questa gara con Pereira, vediamo Roberto Bartoli, Luca Bortolotti, Di Benedetto, Robertino Pagano col 17. Intanto inizia il match. Pasco Ila, tre pali Voljuvac, difende la Junior con Leban, Sperti, Notarangelo, Osting, Bearevic, Angiolini e Cantore. Sicuramente ci sarà il solito cambio attacco difesa tra Jelko Bearic, capitano di serata, e Albin Yerstam. Pereira, Benedetto, difficoltà nel gestire questo possesso palla. Siamo ancora all'inizio. Pereira cerca un varco, si alza il braccio del passivo dopo due passaggi sbagliati, e poi la grande rete di De Benedetto. Vantaggio Rubiera quindi nella palestra Zizi. Ora Notarangelo, abbiamo visto un cambio attacco difesa anche sul fronte opposto con il numero 12 Cavina. Intanto bellissima la rete di Angiolini in pallonetto. Cavina che lascia, si scambia col numero 6 proprio Piero De Benedetto. E
vediamo ancora l'attacco del Rubiera, c'è il fallo subito da Robertino Pagano. Un minuto e 30 in questo istante. Pereira, Benedetto, Pagano, ex dell'incontro di Benedetto, scambia con Bartoli, poi l'intervento di Hosling su Pereira, ancora il Rubiera che può attaccare, ancora braccio del passivo alzato, vediamo Pereira, Hosling lo spinge fuori dall'area dei 9 metri e ancora il pivot Luca Bortolotti che la rimette per Pereira, ora Pagano deve andare al tiro, scarica di Benedetto, persa la sfera, c'è un tocco col piede di Hosling, però sicuramente ha spazio per un solo passaggio il Rubiera e poi andare al tiro. Vediamo, ecco, passaggio di troppo e viene fischiato, infatti infrazione in attacco della formazione ospite, poi Angiolini perde palla e c'è un fallo fischiato a Cavina, una doppia crediamo. Entrambe le squadre stanno avendo un po' di difficoltà sul possesso palla, con la presa della sfera. Jurstam, Notarangelo, Sperti, ancora Notarangelo, Jurstam, Angiolini, Jurstam, Notarangelo, Hosling, Notarangelo, Angiolini, attacca centralmente, scarica benissimo per Notarangelo, coglie il palo dopo l'intervento col piede destro di Voljovac, parte ora velocemente il Rubiera, Pereira, fermato Notarangelo in primo momento, continua la sua corsa comunque l'atleta italo-brasiliano, palla all'ala ed è bella la rete del numero 13 Roberto Bartoli che si inserisce e sul primo palo subito supera Leban, ottimo lo scala, ora Notarangelo limite dell'infrazione di passi, scarica Cremis la palla, Angiolini allo spazio, se lo va a prendere col blocco Notarangelo su Bortolotti e impatta nuovamente la formazione pasanese in maglia azzurra. Subito frizzante questo incontro della palestra Zizzi, due belle squadre, Rubiera che si è notevolmente rinforzato in estate nel mercato, Pereira tra gli ultimi acquisti così come Di Benedetto, l'abbiamo visto adesso in azione, è assente invece l'altro nuovo arrivato Seyed Nagavialossani, il lupo ucraino, Giacomo Boni attualmente in pacco, ora vediamo Di Benedetto, scavalca bene Notarangelo e realizza la terza rete ospite, il nuovo vantaggio, poi Notarangelo scarica Sperti, batte velocemente la Junior e ne approfitta degli spazi creatisi con Carletto Sperti che realizza la rete numero 3 fasanese, tre pari punto a punto finora l'andamento del match. Di Benedetto, Pereira, Pagano chiamato anche nell'ala destra, Pascoila, poi Pagano rischia la doppia, anzi frazione di passi, però riesce a servire Di Benedetto, ancora a braccio del passivo alto, Pereira carica il suo prezioso destro e con un tiro basso schiacciato fulmina Boni, Leban. Notarangelo forse commette fallo in attacco, però c'è anche un fischio a favore della Junior, quindi visto il fallo difensivo nella circostanza Angiolini, Jurstam, Notarangelo, Hosling, Jurstam, Hosling riceve palla da Jurstam e riesce a girarsi aggirando anche l'intervento difensivo di Pereira, bella sfida tra i due colossi delle due compagini. Ora Ila dall'altra parte, 5 minuti e 49 secondi in questo istante, 4 pari il punteggio, sempre avanti Rubiera, sempre a impattare, a inseguire la Junior, quindi massimo equilibrio tra i due team in campo.
Bortolotti, Pagano, De Benedetto, Pagano, palla a Bortolotti che guadagna un 7 metri, complice la difesa in area di Pippo Angiolini. E sarà Pereira contro Leban, la prima sfida dei 7 metri. Sulla linea c'è Leban, sulla linea c'è Pereira che anche asciuga il pallone prima di andare a tentare la trasformazione. Leban guadagna qualche passo, la tocca e la para. Ottimo l'intervento di Leban che subito entra in gara con questo intervento prestigioso, importante, sul tentativo a mezza altezza di Luis Alan Pereira. Nota Arangelo, Pippo Angiolini, serve Jerstam. Nota Arangelo, Angiolini, Ostring, Jerstam, Angiolini. Angiolini scavalca bene l'ex Pagano, poi coglie il palo. Pagano ancora centralmente, lui con uno strano movimento che favorisce l'intervento difensivo di Nota Arangelo, che serve Cantore. Cantore porta per la prima volta avanti il tema allenato da Vito Fovio. Palla che rimane impigliata nelle reti e solo adesso si può ripartire con la formazione emiliana in maglia rossa, pantaloncini blu, in attacco per la prima volta, come detto, costretta a inseguire i padroni di casa invece della classica casacca blu con inserti bianchi e pantaloncini bianchi. Di Benedetto, Pagano, Pereira, si sono scambiati due, Pereira e Pagano, poi la che giunge a Pascoila, Pagano, De Benedetto, Pagano scarica a Bortolotti che guadagna con mestiere lo spazio e qui forse hanno visto altro, anzi dubbiamente hanno visto altro i due arbitri, perché hanno visto un'infrazione invece la trattenuta da parte di Sperti, che da regolamento in riferimento a quanto visto dagli arbitri prende i due minuti oltre a causare, scusate, prende i due minuti oltre a causare il 7 metri con Di Benedetto che andrà a tentare la trasformazione. Benedetto prima finta e poi quasi riesce a mettere Leban a intercettare il 7 metri, la tocca con la mano di richiamo ma non riesce a evitare che la sfera si insacchi alle sue spalle. Al posto di Leban entra ora Pugliese con l'uomo di movimento in più e la porta lasciata sgombra per ottemperare a questa esclusione temporanea in fase offensiva. Nota Arangelo, Jerstam, Nota Arangelo, Cantore, Jerstam, Angiolini, Nota Arangelo evita in qualche modo Bortolotti e c'è però il tiro di punizione che deve andare a mettere in gioco la Junior, fallo per la Junior, quindi Jerstam scambia con Nota Arangelo, Cantore, Jerstam, Angiolini, scavalca Gavina che lo trattiene e qua c'è un richiamo verbale per Gavina. Sembrava intenzionato uscire un cartellino o qualcos'altro, poi è tornato sui suoi passi. Nota Arangelo, Jerstam, cioè il braccio alzato del passivo. Jerstam, Angiolini che si alza, trova il muro di Cavina. Angiolini rimette sul fratello, cerca una volante che però non trova nessuno perché nessuno era partito. Intanto però Beharevic che entra in campo al posto di Jerstam, si trova al posto giusto e furbescamente ruba palla sulla ripartenza. Termina l'esclusione temporanea per la Junior, quindi Leban è nuovamente al suo posto. Angiolini ha difficoltà nel trattenere la sfera, il braccio alzato nuovamente del passivo. Angiolini
Palleggia nota arancia, trova un varco, non trova però la porta. Sfera fuori e si riparte nuovamente con il Rubiera in attacco. 10 e 43 il cronometro. Pereira finisce a terra. C'è anche il cronometro, il giallo per nota Rangel, che è dubbioso su questa scelta arbitrale. Riparte il gioco in questo istante dopo il breve intervallo per asciugare il parquet. Pereira, Benedetto Pereira, è uscito intanto dal blocco dei 6 metri Bortolotti, poi si posiziona tra primo e secondo sul fronte opposto. Pagano salta in un primo momento Beric che poi lo blocca, braccio alzato dal passivo anche dall'altra parte. Arbitraggio molto europeo con il richiamo ad accelerare. Intanto l'infrazione di passi vistosa di Pereira, che evidentemente cercava una fischiata sul fallo, invece è arrivato l'infrazione di passi. Jerstam ha spazio davanti a sé dall'altra parte e riporta avanti la formazione di Vito Fovio. 6-5 quindi il punteggio. Pagano, Bartoli, Pagano, Oleari che intanto è entrato in campo, cerca spazio De Benedetto che schiaccia anticipando la conclusione, doppio appoggio, non trova la porta. Angiolini va avanti da solo e con due passi arriva fino in fondo e fino al doppio vantaggio junior, 7-5. Ottima la giocata di Angiolini nella circostanza, che con le sue lunghe leve è arrivato a sorprendere la difesa emiliana e a piazzare il più 2 di Benedetto. Oleari, Pagano, Oleari, Pagano, De Benedetto, Pagano, fallo subito da Bortolotti, mentre poteva rendersi pericoloso l'attacco del Rubiera con Di Benedetto, infatti qualche protesta per questa fischiata un po' prematura. Oleari fulmina con la conclusione di prima intenzione Leban, 7-6 il punteggio. Oleari che praticamente ha preso il posto di Pereira, che sta rifiatando in panca. Notarangelo, Jerstam, Angiolini, Jerstam, Ostling, Angiolini, Notarangelo. Scavalca tutti con un'azione importante Notarangelo, anche se la difesa non è stata molto efficace. Pagano dall'altra parte, bella la finta su Notarangelo, la conclusione sul primo palo. Oggettivamente bella anche questa rete del Italo argentino Robertino Pagano. Io restiamo tanto bellissimo è il passaggio per Ostling, altrettanto bella la morbida conclusione di Ostling dopo il passaggio di Jerstam. E la Junior torna sul più 2, 9-7 quando ci avviciniamo al primo quarto di gara. Bortolotti, Oleari, Pagano, Oleari, Di Benedetto punta Notarangelo, poi il servizio per Bartoli. Intanto c'è nuovamente l'esclusione temporanea per Sperti, c'è un accanimento da parte dell'arbitro ucraino Filonenko, che a volte vede cose che non ci sono, anche questa volta
eccessivo sicuramente quanto visto, perché abbiamo visto benissimo, non c'è stato assolutamente quanto narrato dal direttore di gara, che quindi viene anche beccato dal pubblico fasanese, anche per qualche precedente non propriamente felice. Riparte il gioco con la Junior nuovamente in inferiorità numerica, nuovamente esperti a lasciare sotto di un uomo la Junior. Oleari, intanto anche a nota Arangelo, sì, siamo veramente un po' sorpresi. Questo sicuramente può essere un intervento da 7 metri, però dare anche le scuse temporanee ci sembra eccessivo. E fermo il cronometro a 14 minuti e 53 secondi, occorre dubbiamente mantenere la calma. È appena tornata da una squalifica di 2 turni la palestra Zizzi, bisogna mantenersi, contenersi per evitare nuovi provvedimenti. 7 metri di Benedetto contro Leban, rete di Benedetto, quando scocca il quarto d'ora del match. Sotto di 2 uomini ora la formazione fasanese. Pierstam, Angiolini, Pugliese, Angiolini, Cantore, Angiolini, Pugliese, Angiolini. Time out chiamato da coach Fovio e una breve pausa per noi. Pronto per la ripresa della sfida. 9-8 il punteggio, 15-32 il minutaggio sul cronometro. La Junior che è sotto di 2 uomini. Pugliese, Angiolini, Cantore, Angiolini, braccio del palzivo alzato. Pugliese sfugge anche la palla di mano e può attaccare ora a porta vuota la rete di Bartoli. E quindi c'è il pareggio da parte del Rubiera, che approfitta di questa porta sguardita e della palla persa malamente da Pugliese. C'è una carta attaccata sul pallone che ora viene gettata via dall'arbitro. Angiolini, Irsam, Angiolini, Cantore, Angiolini, ancora il pallone è perso. Nuovamente dalla difesa, il tentativo però questa volta di Pagano termina al lato. Prima Pugliese e poi Angiolini hanno un pessimo controllo della sfera, forse condizionato da un po' di umidità. Cerca Di Benedetto di anticipare Angiolini, fase complicata per la Junior, che quindi deve sopperire a questa doppia inferiorità, anche se ora rientra Asperti, quindi almeno un uomo è recuperato. Pugliese, quindi ora anche Leban, siamo tutti in campo per la Junior. Pugliese, serve Asperti,
break di 2-0 a favore del Secchia Rubiera in questo intervallo. Angiolini fa tutto da solo, incrocia Voljovac col piede. Vede, para su Angiolini. C'è anche il fallo visto sulle aree, gli arbitri continuano a vedere cose che sognano solo loro, evidentemente. Anche in questo caso ci sembra completamente inventata la sanzione disciplinare ai danni dell'atleta ospite. Quindi 9 pari il punteggio, cronometro su 17. Fanno bene sicuramente queste situazioni, anche perché il clima tra le due squadre è amichevole, in senso comunque, oltre l'agonismo consono al match, quindi possono rovinare le partite queste situazioni. Riparte il quadro con Jerstam pugliese, Jerstam Corcione ora in campo. Jerstam, palla solitamente stupenda per Ostring da parte di Jerstam, nuovo vantaggio junior. Rientra Notarangelo al posto di Pugliese ed è Angiolini a fare un po' di pausa in panchina con Corcione in fase difensiva al posto dell'atleta toscano, ormai fasanese d'adozione, Di Benedetto Pagano. Di Benedetto Pagano, Pereira tira libero da marcatura ma non trova la porta e Leban riesce solamente adesso a districarsi nella rete contenitiva alle spalle della porta da lui difesa. Poi riattacca la Union con Jerstam. Corcione che quindi si va a posizionare come secondo pivot, palla ad Ostling, ancora una volta trovato tra le linee della difesa ospite, con Pereira che ci sembra oggettivamente in affanno nella marcatura, anche adesso forse sfuggita all'esperto italo-brasiliano il pivot svedese in maglia azzurra. Pereira, Benedetto Pereira, time out chiamato ora da coach Galluccio. In questa circostanza andiamo a vedere anche quali sono gli altri incontri di giornata con Merano Conversano, Fondi Romagna, Cassano Magnago, Pressano, Sassari, Campus Italia, Bressanone Carpi e Bolzano Siracusa, che completano il quadro delle altre sfide. Classifica alla vigilia dell'incontro che vedeva il Bressanone prima punteggio pieno con 10 punti, seguita da Bolzano Sidea Group, Junior Fasano e Conversano ad 8, poi Merano e Siracusa a 7, Pressano e Cassano Magnago 6, Secchia Rubiera a 3, Campus Italia e Fondi 1, Carpi e Romagna 0. Miglior realizzatore alla vigilia di questo incontro per la Junior, Albin Jerstam con 31 reti, per il Secchia Rubiera proprio Luisa Lamperina con 28, poi seguono rispettivamente Di Benedetto per il Rubiera e Nota con 25 reti, le stesse di Notarangelo. Riparte il cronometro dopo il time out chiamato da coach Galluccio. Pereira, Bartoli, Pagano e Ostling ruba palla a Bortolotti che poi la recupera per un istante, bravo con le sue leve superiori a intercettare il tentativo di passaggio al pivot e quindi la Junior che ha un nuovo passaggio palla in superiorità numerica. Jerstam, Notarangelo, Jerstam, Angiolini, Jerstam, Notarangelo, Jerstam, scarica Ostling, Angiolini, tornato in campo Notarangelo, Angiolini, fermato fallosamente da Cavina, non riesce a trovare lo spazio per il passaggio. Ostring riparte dalla linea di 9 metri, è vicino sicuramente, la sanzione del passivo che viene alzato in questo momento da parte dei due arbitri. Jerstam si mette in proprio, Voljovac indovina la conclusione non irresistibile del terzino centrale svedese e quindi attacca frontalmente
senza ostacoli De Benedetto, anche se un ostacolo viene visto dall'arbitro che trova modo di cacciare per due minuti dal campo Cantore, che questa volta qualcosa ha commesso e infatti rammaricato esce dal campo consapevole di aver sbagliato. Era ormai la palla irrecuperabile alla Junior, quindi non occorreva commettere fallo, ma questo c'è stato. Notarangelo, Angiolini, Jörstam, Pugliese, Jörstam, Angiolini, Jörstam, Notarangelo fermato da Pereira. Jörstam, Pugliese, Jörstam, Notarangelo, Pugliese, ottimo l'uno contro uno e la bella conclusione dopo aver superato De Benedetto da parte di Pugliese. Ora De Benedetto con la sfera in mano, sede Pagano che trova la grande parata di Leban. Gestisce ancora il più 2 grazie a questo bel intervento del portiere biancazzurro, la Junior. La si idea al gruppo di una fase, Pugliese, Angiolini, Pugliese, Angiolini, Notarangelo, Pugliese, Notarangelo, pronta Pereira, poi commette infrazione di passi e poi si schianta anche contro il povero Cavina che resta a terra. Di Benedetto può attaccare comunque, ottima la finta e poi c'è l'infrazione di passi, ma c'è ancora a terra Cavina, viene fermato solo il cronometro, sì. Cavina che ha avuto un treno addosso, il treno chiamato Notarangelo. Intanto viene chiesto anche il supporto medico della Junior, riparte anche il cronometro, forse per intervenire con il ghiaccio. Vediamo a chi. Lo vediamo questo ghiaccio girare. Pugliese, forse era per Cavina. No, intanto Angiolini viene fermato fallosamente e riparte di 9 metri Ostring, Jörstam, Angiolini, Ostring, Pugliese, Jörstam, Angiolini, Notarangelo, Jörstam, Pugliese, incrocia bene Pugliese, non trova però la porta. Vogliovac riparte velocemente per Bartoli che trova invece lui, sì, la rete numero 11 del Rubiera, con Angiolini che viene rimproverato da coach Fovio. Poi Pugliese, serve Jörstam, Angiolini, Pugliese, Sperti, Pugliese, Angiolini, Jörstam, Jörstam, Pugliese. Prova ad accelerare la Junior, ma ora difende meglio il Rubiera lasciando meno spazi. Poi Angiolini trova una bella conclusione, altrettanto bella la parata di Voljovac che ci arriva con la punta della mano destra a togliere la sfera dall'incrocio dei pali. Fase positiva per il portiere ospite. Pagano, De Benedetto, Bartoli, Oleari,
Pagano prima prende la palla, poi la riconquista, serve Pascoila, Leban che la para col volto, di prendere le scuse da Pascoila, anche se da regolamento ora ci stanno i due minuti, no, non tutti lo sanno. Poi Pugliese sbaglia nel forzare conclusione, trovando il muro, ottimo da parte di Pagano, poi Sperti cade malamente a terra e forse si fa male, abbiamo visto proprio scivolare malamente. Speriamo che sia più lo spavento per il brutto movimento del corpo piuttosto che un serio infortunio. Comunque abbiamo visto proprio perdere l'appoggio sul piede sinistro e quindi scivolare nel cambio di direzione. Non è il ginocchio, no? No, è l'interno coscia comunque, quindi problema muscolare, interno coscia, però ci auguriamo, ripeto, che sia più uno spavento per lo spavento per un movimento in consulto piuttosto che un problema più serio. Ora si rialza l'atleta col numero 10 tra gli applausi della palestra Zizzi. E pian piano si riaccomoda sulle sue gambe in panca. Dunque, tra la gestualità del fisioterapista, il dottor Polo Scuro ha rassicurato, è stato un intervento pronto da parte del dirigente nonché del fisioterapista Polo Scuro, che ha rimesso in asse l'anca, da quello che ci è sembrato di capire. Ora ovviamente si interroga nuovamente sperando che non ci sia gravità nella situazione. Vediamo proprio un intervento da parte del fisioterapista in posizione particolare a intervenire. La telecamera non segue questa situazione. Riparte comunque il cronometro con la Junior in attacco, Pugliese che ora è schierato come terzino destro. Matarangelo, io stanno dietro la schiena per Cantore, si immola Pagano per interrompere il possesso palla da parte della Juve. Intanto gli arbitri non seguono l'azione, solo adesso si avvedono della necessità di asciugare il parquet. Forse vedono solo cose diverse rispetto a quello che accade in campo. Braccio alzato del passivo, palla nota Arangelo che trova un 7 metri dopo la bella conclusione che si era stampata sul palo. Poi Ostrig andava contro. Jerstam contro Voljovac, la rete di Jerstam, 13-11 Junior. De Benedetto ora in campo col numero 91 in posizione di ala destra, al posto di Bartoli c'è Giacomo Boni. De Benedetto, Pagano, arresto, servizio per De Benedetto. Leari che arriva a affrontare in uno contro uno Tarangelo che non gli lascia spazio, mentre sullo sfondo vediamo Sperti passeggiare cercando con un po' di riscaldamento di verificare lo stato del suo corpo. Pagano, tanto
9 metri per lui. Vabbè, Arevic ha qualcosa da dire a Pagano. Braccio alzato del passivo. Pagano forse deve fare tutto da solo, però serve Boni. Boni che viene messo giù da Pugliese. Cronometro che corre. Un passaggio e tiro, quindi Benetti deve andare a tirare. E la parata di Leban sul tiro di Benedetto Angiolini. Notarangelo che ha qualcosa da dire anche a Pugliese, che aveva ritardato il movimento. Angiolini giustamente deve affrettare in quella circostanza, venendo incontro, avendo finito i passi a disposizione Notarangelo, il suo compagno di squadra. Jerstam Angiolini taglia come secondo pivot Cantore, cercare di far spazio, servizio per Jerstam che finta, poi va da solo, ottimo, ottima trovata di Volivac e poi non può nulla sull'intervento di Eric Hosting, che porta per la prima volta sul più tre il Fasano. Pagano di Benedetto, Oleari di Benedetto, cerca spazi, serve Pagano dopo aver fatto 5 passi almeno, sotto fallo, quindi ci stava la fischiata, però non ne ha visto nulla. Pagano arriva in corsa bene il numero 6 di Benedetto, che però prende, pizzica la parte alta della traversa e la Junior può attaccare sul più 3 cercando di dar seguito alla transizione positiva, al break avviato da qualche minuto. Notarangelo ora si inverte con Pugliese. Notarangelo in questa inedita posizione di ala destra, però ora torna in una posizione più consona centralmente alla sua gioco. Scarica poi Jostam Angiolini, scarica, scavalca Pagano, poi viene bloccato da Pagano e da Cavina in doppio intervento. Cantore rimette in gioco Angiolini, Pugliese, Jostam, Notarangelo, serie di incroci. Notarangelo che cerca l'azione rugbistica al limite dello sfondo, subisce però fallo. Nuovamente fermo il cronometro per assegnare il cartello. Quando mancano 57 secondi al termine del primo tempo, tutto pronto per ripartire. Hosling, Angiolini, Notarangelo, esce dal blocco Hosling, c'è il passivo, il braccio del passivo segnalato, Jerstam per Hosling, e c'è anche la sanzione, scusa temporanea, per Oleari. Prima anche il direttore di gara quanto avvenuto. Oggi Hosling al 100% con un'intesa eccellente con Albin Jerstam. Parlano tra l'altro la stessa lingua. Bartoli di Benedetto, Pereira di Benedetto, Pereira, Pascoila, Bartoli, ancora Pascoglio, braccio del passivo alzato, Junior sul più 4, nuovo massimo vantaggio, 10 secondi al termine, ancora braccio alzato del passivo, Di Benedetto deve tirare, la parata di Leban, poi Pugliese che subisce fallo. Finirà qui il primo tempo, quindi punteggio di 15-11 all'intervallo, con la Junior che nel finale ha staccato la compagine ospite. Diamo appuntamento alla ripresa per la cronaca del secondo tempo.
We'll be right back.
quasi tutto pronto per il secondo tempo qui della palestra Zizzi. Andiamo a vedere anche i risultati tra gli altri campi. Cassano Magnago vince per 39-20 sul Pressano, manca pochissimo al termine dell'incontro. Poi abbiamo Siracusa Bressanone, abbiamo poi Fondi Romagna sul 27-24, inizio del secondo tempo. Merano Conversano 27-20 a 4 dal termine. Poi Bressanone Carpi 15-11 all'intervallo, stesso punteggio qui della palestra Zizzi. Sassari Campus Italia 22-15 a inizio del secondo tempo. Riparte il cronometro. Sfumato il primo attacco della Junior, torniamo in cronaca per risolvere un piccolo problema tecnico. Pereira, Di Benedetto, che trova nella conclusione Lepan, era Pagano, è stato al tiro. Ora Notarangelo, Jörstam, Corcione, Jörstam, Notarangelo, rete di Notarangelo. Quindi prosegue il break Junior. Pereira scambia con Pagano, ora sul fronte opposto dell'attacco. Di Benedetto, Pagano, Di Benedetto, anche lui cambia direzione in frazione di passi, anche questo è piuttosto evidente. E Junior che è sul parziale di 4-0 aperto, continua a attaccare con Angiolini. Jörstam, Angiolini, para bene Voljovac, era entrato facilmente Angiolini. E poi la grande parata di Lepan su Giacomo Boni. E dall'altra parte la rete si Notarangelo. Sì. 17-11, quindi 5-0 il Brack Junior. Tanto siamo felici di vedere, dopo il grande spavento, di rivedere in campo Carlo Sperti, quindi l'impressione che avevamo avuto che era più uno spavento che altro. Intanto Notarangelo in grande spolvero realizza il gol numero 18 rubando palla alla difesa, e c'è già il time out dopo questo break di tre reti biancazzurre per coach Galluccio. È in difficoltà in avvio di ripresa il Rubiera, nella Junior è stata letale, 3 attacchi a segno su 4.
cronometro nuovamente pronto a partire, lo fa in questo istante con capitan Patroncini entrato in campo al posto di Pasco Ila tra le file del Secchia Rubiera. Bearevic esce alto per disturbare l'azione, ora Pereira va al tiro, c'è il palo colpito qui, era stato trattenuto viziosamente Bearevic, qui sì che ci poteva stare per esclusione temporanea, questa volta non l'hanno vista, forse era l'unica volta in cui era legittima. Pereira perde palla malamente, Pereira poi viene visto quello che non c'è, abbiamo detto ripetutamente che c'è uno scambio costante di situazioni. Pereira, Bortolotti, Pagano, Pereira, arriva in corsa di Benedetto come di consueto, palla a Bortolotti che si procura un 7 metri spingendo in aria Cantore. Il palo di Di Benedetto sul 7 metri e la Junior che quindi continua ad attaccare senza subire reti da un bel po'. Angiolini, Pugliese,
Torniamo in diretta dopo qualche minuto di problemi tecnici indipendenti dalla nostra volontà, problemi alla telecamera, allo specifico, che non resta accesa. Pugliese dall'altra parte, virgola, gol del 2013, minuti non collegati. Si è sbloccato il Rubiera, che ha realizzato un paio di reti, però siamo lontanissimi dal sono ancora lontanissime le due squadre nel punteggio, anche perché la Junior non smette dal canto suo di continuare a segnare. Ancora la parata di Levan, che lancio a Sperti. Rete di Sperti, 21-13 il punteggio. Poi dall'altra parte rete anche della formazione ospite. Ora Pugliese che spinge fino in fondo, ovviamente aveva subito fallo e è entrato anche con entrambi i piedi in aria. Ierstam, Angiolini, Pugliese, Ierstam, Angiolini, Osling, Ierstam, bella la palla per Sperti, tornato letteralmente a volare ora nel passaggio stupendo di Ierstam. Schiacciato, bello nel taglio. Sperti, bravo a raccogliere la sfera e a piazzare alle spalle di Voljovac, che ora è appoggiato di schiena al palo, come rassegnato quasi. Benedetto, Pagano, bravo nel saltare Osling, ma Leban gli dice no con un altro intervento molto bello. Chiama e si prende il legittimo applauso del pubblico, nonché anche i complimenti dalla leggenda Vito Fovio. Asciugato il pallone, riparte il match con Sperti, Pugliese, Angiolini. Ierstam, Angiolini, Pugliese, Sperti, 3 su 3 per Sperti nella ripresa. Applausi anche per lui, Junior che viaggia sul più 9, un parziale sicuramente comodo per il team biancazzurro. Dato 2 minuti a Corcione per una spinta su Pagano. Dai 7 metri è Bartoli contro Daniele Vinci, la rete di Bartoli Junior, quindi in inferiorità numerica.
manca ancora una vita, anche se il più 8 è indubbiamente un buon margine per la formazione fasanese, che attacca con Jorstam, esperti posizioni di terzino, che sicuramente incrocerà con Pugliese. Accade in questo istante quanto anticipato. Pugliese, Angiolini, scivola, incrocia, attraversa di Angiolini e riparte ora la formazione ospite dopo questa traversa di Pippo Angiolini. Di Benedetto, Pagano non trova compagni, anche se c'è superiorità numerica. Ora c'è invece il servizio per Oleari, che entra e perfeziona l'attacco ospite con il gol numero 16 per la formazione emiliana. Break di due reti ora ospite. Jorstam, esperti, Angiolini, Jorstam, esperti, Pugliese, Angiolini, con qualche difficoltà si alza il braccio del passivo. Jorstam, ottima la palla per Östling, che la prende da terra nonostante il fallo vistoso questa volta di Davide Bart col numero 2. Numero 13 Roberto Bartoli, qui invece Davide Bartoli che commette fallo, e, o meglio, prende l'esclusione temporanea per questo tentato fallo. Patroncini, Di Benedetto, Oleari, porta libera anche per il Fondi. Ora il Super America da questa istante, la Junior col torno per dentro di Corcione, la rete però di Pagano con Notarangelo, che voleva un fallo in attacco da parte dell'ex Pagano. Esperti, Notarangelo, Angiolini, Östling si accomoda in panchina, grandissima la gara del pivot svedese. Angiolini incrocia, è grande rete anche di Angiolini dall'altra parte. Proteste anche da parte di Cavina contro il signor Filonenco. Di Benedetto, Patroncini non riesce a cercare il parco per il passaggio, poi subisce il fallo di Angiolini. Di Benedetto, Pagano perde palla, anche perché forse subisce fallo. Tratto del passivo, doppio scontro con, era vistosamente scivolato Angiolini, vistosamente scivolato. Quindi Angiolini si accomoda in panchina per due minuti. Quando siamo al quarto d'ora esatto di incontro, quindi andiamo verso l'ultimo quarto di gara. 25-17 il punteggio, cronometro fermo per asciugare il parquet. E Bearic si incarica con la sua forza bruta di incidere maggiormente sul parquet, che non ne vuole sapere di asciugarsi dopo la caduta di Asciolini, che era una vistosa caduta, ma per gli arbitri è un intervento di piede volontario. Viene richiamato anche l'altro
l'altro ragazzo ha detto all'asciugatura del parquet, sperando che questo mucio sia più efficace. Poi si penserà direttamente alla sostituzione del parquet, andando a prendere quello da vicino palazzetto dello sport, ormai pronto a essere inaugurato. Manca veramente pochissimo a questo evento importantissimo per la pallamano e per lo sport fasanese, e anche per la pallamano nazionale, visto che sempre le squadre ospitate non hanno potuto disputare gare in situazioni ottimali, anche con cornici di pubblico adeguate. Intanto abbiamo visto un 7 metri tramutato in 9 metri inspiegabilmente, con Pagano che poi sbaglia tutto e Beharic intercetta il passaggio e riparte dal 25-17 da Junior. Fase di grande confusione, c'è da dire, in campo. Junior in meno, un uomo in meno. Ierstam pugliese prova l'incursione solitaria, e ci sono 2 minuti anche per Cavina. È ripartito il treno dei 2 minuti, anche questo eccessivo, indubbiamente eccessivo. C'è il time out chiamato da coach Fovio, e prima break per noi. Riparte il cronometro con la Junior in attacco. Pugliese. Ierstam. Bella la volante col palo di Notarangelo. Doppia volante. Ierstam. Per Cantore che vai al centro per Notarangelo con due mani. A porta vuota coglie il palo, voglio un calcio battuto. Ora Oleari di Benedetto. Patroncini esce dalla posizione di ala, entra come pivot sul fronte opposto dell'attacco. E Oleari centralmente, Leban è un gioco da ragazzi. Poi Beharic spinto da Davide Battoli, finisce in aria e fallo in per il Rubiera. È tutto invertito, ragazzi, stasera è tutto al contrario, e così sarà carnevale in Ucraina forse. Oleari di Benedetto, Pagano, Patroncini, Oleari, Pagano di Benedetto. E la rete di Oleari che entra bene dopo questa serie di incroci ben fatti dalla formazione ospite. D'altra parte però Pugliese ha tanto spazio, ma c'entra anche in pieno Voljovac. Oleari, Davide Bartoli, poi De Benedetto,
Pugliese, ruba palla insieme a Notarangelo. Iersam. Angiolini, Iersam. Bravo ma sfortunato ora Voljovac, che neutralizza la prima conclusione di Iersam e poi però la sfera finisce ugualmente in rete. 26-18, cronometro fermo per asciugare il parquet. Ancora un'interruzione quindi per il parquet, ma ripartito il cronometro con Di Benedetto, soprattutto da solo, bravo Di Benedetto a tirare anche su le braccia di Corcione. 26-19 più 7 Union, nuovo break di 2-0 la formazione ospite, anzi in precedenza c'era stato, però ora è Iersam che bissa la rete precedente. 27-19 il punteggio per la Junior. Time out chiamato da Galluccio, pausa anche per noi. Sentite di sottofondo l'urlo incessante della palestra Zizia a sostegno dei ragazzi di Fovio, con il capitano Flavio Messina nel ruolo di capo ultras di serata, e con l'ex Sabellini, anche lui a tifare come un ultras per la formazione fasanese. 27-19 è ripartito il cronometro. Di Benedetto fa fuori Bearevic, doppia rete simile per il fondo, per il secchio Rubiera. Angiolini lascia a Cantore, ma c'è il fallo subito da Angiolini commesso da De Benedetto. Corcione, Angiolini. Iersam, Corcione, Angiolini, ben fermato da Oleari, ottima la prova di Oleari sul fronte emiliano. Mancano 10 minuti, però è complicata la situazione per la formazione di Galluccio. Angiolini, Notarangelo, rete di meno 8 ora, più 8 Junior. Pereira, Di Benedetto. Ancora fermo il cronometro per asciugare il parquet dopo l'attacco fermato alla formazione emiliana.
Oleari di Benedetto. Notaraggio per un attimo, non anticipa il passaggio, poi Pereira arriva in corsa e realizza il gol al 28-21. Angioli dall'altra parte velocemente schiaccia per Pugliese, che però termina lo spazio e riparte da dietro. Jorstam che chiama l'incrocio per Corcione, che però si addormenta un po'. Ha ragione la panchina del Rubiera a protestare, perché oggettivamente c'era stata un'infrazione da parte di Corcione, però come detto nel gioco dei contrari anche qui accade questo. La sportività e l'oggettività che ti contraddistingue, non ci lesina dall'ammettere che qui c'è un chiaro errore a favore del Fasano, quindi a sfavore del Rubiera. Notarangelo, Jorstam, Angiolini, Jorstam, Notarangelo, Jorstam, Osling, Angiolini. Viene fermato da Oleari, non fallosamente, riparte Di Benedetto solo contro Leban, che gli nega la rete con un intervento magistrale. Ancora una volta bella la partita di Leban. Poi Notarangelo dall'altra parte, sfera a campanile per Pugliese che sul primo palo batte Voljovac, torna più 8 la Junior, 29-21. E Di Benedetto viene chiamato in panca con Pagano che torna a posizione di terzino destro, Pereira terzino sinistro, Leali centrale, Renato Bartoli alla destra, Davide Bartoli pivot, Simone Padroncini alla sinistra. E tra i pali falso esordio di serata, Simone Salati col 22. Pereira va avanti fermato da Bearevic. Pereira finta su Beari, c'è rete numero 22, Pereira che ha realizzato le ultime due segnature ospiti. Notarangelo, Jorstam, Angiolini, bella la finta, la rete con il tiro effettato nonostante il tentativo di Salati di parare. Pagano era rimasto sul posto, Pereira poi all'altra parte tenta ancora l'azione veloce il Rubiera, ma Leban dice no a Pagano e può correre la Juve dall'altra parte. Osling la lascia a Pugliese che dritto per dritto incrocia per il gol 31 della Junior. È partita ormai in ghiaccio, anche se con Rubiera non si può mai dar per finito il match, lo insegna il recupero prodigioso a scapito del Sassari di martedì del recupero infrasettimanale. Oleari in touche verso la porta, poi cade male dopo forse aver impattato contro Osling, forse un movimento errato. Sì, sicuramente non c'è stato un intervento cattivo da parte di Osling.
termina ora la sosta per soccorrere Oleari, che è col ghiaccio sulla spalla sinistra. Pagani, Bartoli, Davide Bartoli, Pagano, Pereira, subisce un doppio intervento da Hosting e Bearic, ancora Pereira, Pagano, Di Benedetto, non ne ha più, la palla è uscita, una cosa l'hanno vista, rimessa laterale a favore della Junior. Leban rimette in gioco Notarangel, Cantore, Hosling dopo uscirà lasciando posto a Grassi, e c'era anche Simone Sibiglio al posto di Leban negli ultimi 5 minuti, anzi meno di 5 minuti. Chiama il time out sicuramente per fare anche questi cambi. Palla del più 10 per la Junior, ma questo dopo la pausa. Non abbiamo gli aggiornamenti dagli altri campi perché il live ticker sta dando un po' di problemi. Tutto pronto per ripartire, che è concluso il time out. Abbiamo visto i due cambi annunciati, quindi Grassi come pivot, Simone Sibiglio in porta. Irstam, Grassi, Notarangelo, Angiolini, Irstam, tutte le gambe per Cantore che non riesce a bloccare la sfera. Poi 7 metri per invasione, ragazzi, ci viene da ridere perché stanno vedendo un altro sport, sicuramente vedono un'altra partita, nonostante il punteggio non sia in discussione, la partita non è compromessa, non è condizionata, però è chiaro che stanno arbitrando un'altra gara i due arbitri, in particolare il signor Filonenko, ed è più 10 Junior quando siamo al minuto 26 e 25 secondi. Pereira, Pagano, bravo nella circostanza Renato Bartoli, anzi Roberto Bartoli, a centrare e a superare Simone Sibiglio. 23 gol per la formazione ospite, 32 quelli biancazzurri. Angiolini va da solo, 7 metri per difesa in aria, anche se i due arbitri avevano fischiato cose diverse, però era posto più vicino all'azione il signor Filonenko, che ha visto chiaramente la difesa in aria, ed è 7 metri a favore della Junior. Quindi due minuti e 49 secondi al termine. Irstam contro Salati, che para a mano aperta il tentativo di Albin Irstam. Prendo gli applausi di Voljovac. Di Benedetto, Pagano, Padroncini,
Pereira dietro la schiena per Roberto Bartoli, ma Boggia che è entrato in campo blocca tutto, intercetta, e poi Angiolini in virgola legittima l'ottima azione difensiva di Boggia, che aveva capito tutto e aveva anticipato l'ala sinistra emiliana. Benedetto, Pereira, Bartoli, Roberto, Di Benedetto, Pagano. Meno di due minuti al termine. Di Benedetto, Pagano, Pereira, Pagano. Si alza ora il braccio del passivo. Pereira trova bene Di Benedetto, e questa era difesa in area, sì, perché sul tentativo di tiro Notarangelo era un metro dentro l'ari, però questo non è 7 metri, vabbè. Vabbè, 9 metri, riprende con Davide Bartoli il secchio rubiera, poi Di Benedetto, conclusione più che velleitaria, abbondantemente al lato. Ora la Junior a un minuto dal termine della contesa va verso un ampio successo costruito tra la parte finale del primo tempo e l'inizio della ripresa, col Secchia che sicuramente paga a livello fisico anche il confronto contro il Sassari, non ne ha più di benzina. Notarangelo arriva e viene fermato falosamente. Grassi riprende lui il gioco, si alza anche il braccio del passivo. Angiolini, Notarangelo perde palla, può ripartire il Rubiera con Pagano, palla a Roberto Bartoli. Grandissima la pelle d'orso di Simone Sibiglio. Angiolini, Grassi, Notarangelo per Boggia, rete anche di Boggia. A 3 secondi alla fine, cioè, finisce così l'incontro con la gloria anche per Boggia e per Sibiglio per questa strepitosa parata nel finale. 34-23, secondo tempo senza storia qui nella palestra Zizzi, e Junior che prosegue nella propria marcia. Sabato prossimo alle ore 16 impegno a Cassano Magnago nel settimo turno della Serie A Gold. Poi ci sarà il doppio confronto di European Cup con la formazione israeliana dell'Apoel Ashdod, che farà visita qui nella palestra Zizi per entrambe le gare del secondo round della competizione europea. Grazie di averci seguito e buona serata.